Ma mamma, perché ti piace sempre mangiare melone e prosciutto? Io? Sì. Sono buone? Allora, ti racconto. Quando ero appena arrivata in Italia, ci sono delle cose che non conoscevo, come melone, i fichi, i cachi, queste frutte qua da noi in Nigeria non c'è. Anche melone non c'era e non mi piaceva mangiarlo. Non mi piaceva, l'avevo già assaggiato una volta, non mi piaceva. Ma poi una volta ho sentito, anzi ho visto, non mi ricordo più, ero da qualche parte, non mi ricordo più dove. Hanno preparato prosciutto e melone. E per il fatto che mi piace tanto il prosciutto crudo, mi piacevano tantissimo. Ho provato, li ho assaggiati insieme, era buonissimo. Da quel giorno mi piace sempre mangiare il prosciutto e melone, soprattutto anche in estate. Ok? Se hai notato, lo faccio sempre in estate, vero amore? Sì. Sono buone, poi è leggero, è frutta. A me piace più il melone da solo. Davvero? Sì. Io con il prosciutto. Mi piace tanto. Anche da sola, sì, lo mangio, ma... mi piace aggiungere anche il prosciutto. È un pasto completo, sai? Sai cosa significa? No. È completo, ha già tutto quello che ti serve. C'è proteine e la frutta. I proteine del prosciutto. Quindi fa molto bene. Molto bene. È completo. Puoi mangiare alla sera e sei a posto. Ok? Questa non si stacca. Che buono. Poi puoi assaggiarlo? Sì, grazie. Ah. È buono, vero? Sì. Allora, alcuni hanno preferito prosciutto, senza prosciutto, ok? Allora ho lasciato questi senza prosciutto per quelli che non vogliono prosciutto. Ma io, con prosciutto. Guardate che bello. The dinner is ready, ok? This is what we are having for the dinner. Prosciutto, ham, raw ham with melon, ok? For the dinner. Bye.